Tutti negativi i tamponi effettuati su studenti e personale scolastico legati alla sezione A, un esito che ha consentito al liceo Pisacane di Sapri di far ritorno da questa mattina alla didattica in presenza. La scorsa settimana era stata sospesa esclusivamente per la sezione A dopo la positività di uno studente di Maratea. Intanto a Sapri, dalla 18 e fino a sabato 20 febbraio, non potranno recarsi in classe gli studenti dell'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, distribuiti tra più plessi. All'interno dell'istituto si sono verificate delle situazioni per le quali il dirigente scolastico Corrado Limongi ha ritenuto opportuno sospendere in via del tutto precauzionale la didattica in presenza e proseguirla solo a distanza. Un provvedimento che il Dipartimento di Prevenzione non riteneva necessario, al contrario del preside che preferisce vederci chiaro a tutela della sua popolazione scolastica. Mentre a Vallo della Lucania resta in vigore l'ordinanza di chiusura fino a sabato dell'istituto Cenni. Due studenti di altrettante classi sono risultati positivi. La revoca del provvedimento firmato dal sindaco dipenderà dall'esito dello screening. Lo screening è stato fatto già ieri mattina sulla quasi totalità delle persone interessate. Mm-hmm. Adesso i risultati non sono ancora noti, ma penso che nelle prossime ore saprò il risultato almeno dei docenti per poter pensare di riutilizzarli nella didattica in presenza a partire da lunedì. Intanto agli studenti del Cenni viene garantita la didattica a distanza.